Signore e signori, buonasera e benvenuti alla cerimonia conclusiva di Alassio Comune Europeo dello Sport 2017, che ha visto questa meravigliosa città protagonista per tutto l'anno, ed è per questo che questa sera siamo qui a festeggiare e soprattutto a ringraziare tutti voi, quindi tutte le società sportive alassine, gli alassini che fanno parte della storia sportiva. Parleremo quindi di quello che è stato e di quello che è, di questa città ovviamente e degli eventi che hanno contribuito a dare risalto a questo grande riconoscimento europeo. Non poteva mancare ovviamente la solidarietà, grazie alla Fondazione Telethon, sotto l'altro patronato della Presidenza della Repubblica Italiana, per sostenere la ricerca medico-scientifica dedicata alle malattie rare. Lo sapete sicuramente meglio di me che per molti bambini la ricerca è veramente l'unica speranza. Per cui, come avrete notato, all'ingresso c'è uno stand di Telethon, per cui è obbligatorio prima di uscire fermarsi e quantomeno chiedere informazioni. Detto questo, posso dire una cosa? Vai! Ciao Alassio! Ciao a tutti! Ma che belli! No, perché alla fine siamo nel mondo dello sport, no? Io devo dire che ho visto queste immagini e mi sono emozionata, perché sono gesti. Parleremo a conoscere quelli che sono stati campioni, perché di campioni si parlerà, che hanno portato in alto il nome di Alassio, quelli che lo stanno ancora facendo, quelli che molto giovani sicuramente lo faranno ancora per molti anni. Quindi sarà una serata piena di emozioni, Omar. Tu pensa che io solo a guardare il video ho sudato. Cioè, non so come facciate. Non so come facciate. Si parlerà di fatiche, ma fatiche belle. Sicuramente organizzare tutto questo non è stato facile, insomma avere un riconoscimento di questo calibro non lo è stato, ma vogliamo approfondire il discorso. Il riconoscimento europeo ACES è stato infatti possibile grazie a enti ed istituzioni che sono qui presenti questa sera, quindi io colgo l'occasione per salutare e chiamare qua con noi il sindaco di Alassio, Enzo Canepa, al quale facciamo un grosso applauso, grazie, buonasera. Ed ancora l'assessore allo sport, turismo e cultura, Simone Rossi. Ciao Simone, benvenuto. Ma è un bambino! Ed ancora il coordinatore ACES Europe per l'Italia e per il Nord-Ovest Italia, Enrico Cimaschi. Buonasera. Buonasera e benvenuto. Ed ancora per la Regione Liguria, un piacere avere il consigliere Angelo Baccarezza. Buonasera. Buonasera. Direi un grande... bacia mano nessuno a me, eh? Nessuno mi ha baciato la mano. Direi un grande ringraziamento innanzitutto per quello che hanno fatto rispettivamente nei vari angoli di lavoro per questo bellissimo anno che abbiamo lasciato alle spalle, ma non è finita. Allora, poi gli daremo la parola, però facciamo altri ringraziamenti per persone che sono in sala, per cui ringraziamo... ci manda innanzitutto un affettuoso saluto la vicepresidente della Regione Liguria, Sonia Valle, che non può essere qua. E salutiamo e facciamo un bel applauso per Silvia Molinaro, responsabile ACES Piemonte. Un bel applauso per ognuno. Il fiduciario locale CONI, Giampaolo Fracchia. Le forze dell'ordine con il maggiore Massimo Ferrari, comandante della Compagnia Carabinieri di Alassio. Il sovrintendente capo della Polizia di Stato Gianluca Pizzalis. Il comandante commissario della Polizia Municipale Francesco Parella, che ha promesso niente multe per stasera, quindi doppio applauso. Il sottocapo di prima classe Francesco Mammone della Guardia Costiera di Alassio. Le pubbliche assistenze, la Protezione Civile e la società GESCO. Poi abbiamo il sindaco di Garlanda, Silvia Pittoli. Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, che ha una clac. Il vice sindaco di Andorra Paolo Rossi, che ricordiamo con quel gol, e il consigliere delegato allo sport di Villanova Marco Braghin. Grazie di essere tutti qua. Ed allora, dalla platea, se sei d'accordo dalla platea, mi risposterei sul palco, perché abbiamo delle autorità, comincio dal primo cittadino, dal padrone di casa, quindi, per andare a parlare un po' di questo viaggio, perché è stato un bel viaggio, lungo, che ci ha portato a questo bellissimo riconoscimento, un riconoscimento che credo sia veramente importante, che abbia un significato molto bello. Ma com'è andata? Ci puoi raccontare com'è andato questo viaggio e come si è arrivati a questo? Mi fermo solo un secondo, ci spostiamo un po' più avanti, che così c'è tutta questa così bella luce. Così ci vedrà meglio, dici, ma com'è più bello sindaco così, no? Eccoci qua.
Buonasera a tutti. Sì, è stato un viaggio esaltante. Le immagini sono seconde solo al pubblico di questa sera, questi tanti ragazzi che hanno permesso a questo anno di essere veramente un anno speciale. Il nostro assessore ha saputo coinvolgere tutte le associazioni di Alasso e non solo, per cui è stato proprio un anno rivolto ai giovani, ai ragazzi e allo sport inteso come cultura, come turismo, come educazione, come benessere e come veramente una qualità di vita. Non dimentichiamo che lo sport è quello che prepara di più alla vita. Oggi gli allenatori sono più che altro degli educatori e noi possiamo verificare quotidianamente che i ragazzi che praticano sport sono poi nella vita le persone più corrette, sia con i loro compagni che anche con i loro avversari. Questo è fondamentale e oltretutto è anche un risvolto economico, perché una vita sana alla fine incide anche positivamente anche sui conti dello Stato. Sapete che oggi ci sono molti tagli sulla sanità e molti tagli ovunque, per cui il poter prevenire determinate malattie e patologie è una cosa molto positiva, per cui riusciamo anche attraverso un divertimento a creare dei presupposti anche di buona salute. Dice bene quindi il primo cittadino, perché lo sport è bello, dà riconoscimenti, ma fa bene alla vita, alla salute, è una vera scuola, una scuola anche in generale per quello che è il valore nella vita, no? Per prendere anche la strada giusta. Una strada che è stata presa è stata quella giusta per arrivare ad un riconoscimento veramente importante, ma qual è il valore di questo riconoscimento? Lo chiediamo a lei. Un riconoscimento europeo di Città Europea dello Sport è importante prima di tutto perché ti mette nel network delle Città Europee dello Sport che vogliono fare sport educativo, ma segnatamente su Alassio la scelta rivoluzionaria che è stata fatta per primo dalla città di Alassio è aprirsi alle politiche del benessere, quindi non vedere solo lo sport come un qualcosa dislegato dalla realtà quotidiana, ma unire il discorso della salute, del territorio, l'enogastronomia, quindi vendere in Europa tutto un territorio, sia da un punto di vista educativo che da un punto di vista economico. La capacità della giunta, diciamo, presieduta dal sindaco Canepa con l'assessore Simone Rossi, è stata quello di saper vivere questo. E la seconda cosa, di non fermarsi al proprio orticello, ma di diventare un pochettino l'ispiratore di candidature vicine. Noi avremo Andorra l'anno prossimo e poi anche l'Unione dei Comuni della Costa Savonese che si è candidata nel 2020. Diciamo che loro, state le candidature che sono nate dal territorio, la città di Andorra ha fatto veramente un qualcosa di importante su questa candidatura, ma invece che pensare al loro orticello, loro hanno aiutato semmai a diffondersi della cosa. Quindi un plauso all'Alassio, ma se permettete anche all'amministrazione di Alassio. Assolutamente, noi ci uniamo in primis ovviamente il primo cittadino, l'assessore con il quale sicuramente parleremo fra poco, è già in scaletta, qualche domanda noi ce l'abbiamo già lì pronta. Una regione, un territorio da sempre così vicino allo sport, un po' per la bellezza, un po' per grandi campioni che proprio da questi luoghi sono arrivati e continuano ad arrivare. In questo caso si parla di Alassio, sicuramente un ruolo molto importante. Sì, un ruolo molto importante. Io vorrei che voi ragazzi accomunaste tre cose in un applauso. La prima è quella che non si diventa città dello sport per caso. Città dello sport vuol dire una cultura sportiva, vuol dire soprattutto impianti sportivi. Noi viviamo in un posto meraviglioso dove si può fare outdoor, ma se non ci sono gli impianti noi sappiamo che tante cose non si possono fare. E quindi un bravo a Enzo, un bravo a Simone, un bravo all'amministrazione di Alassio. Ma poi ci sono due categorie che sono fondamentali. Uno sono i dirigenti delle vostre associazioni, sono tutti volontari, sono quelli che quando mettono la mano al portafoglio la mettono per tirare fuori dei soldi, hanno mille responsabilità. E l'ultimo, grande grazie, perché se siamo qua è anche per quello, sono le vostre famiglie. Essere dei genitori di ragazzi che fanno sport vuol dire fare tanti sacrifici. Quindi un grande applauso a tutti, perché se siamo qui ce lo siamo meritati in tanti. Va bene, io allora concederei Enrico e Angelo e mi terrei invece l'assessore e il sindaco. Grazie. Grazie. Lo so che ti scoccia a salutarmi.
grazie mille, vi terrei con noi e vi farei accomodare ai poli. Perché qua io vedo tante poltrone. Oh, perché abbiamo paura che litighino. Allora, che sai, quello fa le richieste, quello dice di no, so come vanno queste cose. Sì, quindi stanno insieme troppo, oggi li separiamo. Meglio separarli, no? Un po'. Ma io vedo tante poltrone qua, è giunto il momento? Direi che è arrivato il momento di presentarli, ma lo faremo in maniera particolare. Decisamente sì, perché sapete che in questo caso si parla di questa meravigliosa città, di un riconoscimento molto importante e soprattutto di tanti campioni. Ed allora, se sei d'accordo, ma sempre comunque. Diamo il benvenuto al primo grande campione. Regia! We go hide away in daylight. We go undercover, wait up the sun. Got a secret side in plain sight. Where the streets are empty, that's where we run. Oh, attenzione, ha rischiato la vita. Ah, c'è di qua? C'è una scala? Ah no, ti lasciamo qua sotto un attimo. Ti lasciamo qua sotto un secondo, solo un secondo. No, perché vogliamo tenerci... Allora, vogliamo abbiamo un palco bellissimo, tutti assieme, no? Perché ovviamente non è l'unico. No, più che altro è che abbiamo un palco bellissimo, io vorrei godermelo così bello grande, tutto per noi, no? Certo. Quindi lasciamo il nostro Moreno lì perché è in buonissima compagnia, vero? Direi di sì. Vediamo chi è il secondo o la seconda campionessa. So I collapse, I'm spilling these raps long as you feel them. Till the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop killing them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop spinning them. Women are caught in webs, spin them in heart venom. Adrenaline shot, the penicillin could not get the illness to stop. Amoxicillin's just not real enough. Killing hip hop, feeling a minimal swap to cop. Millions of pop listeners, you're coming with me, feel it or not. You're gonna fear it like I showed you the spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics to shock. Is it a miracle or am I just product of pop? Listen up, this is my whistle, this is the plot. Listen up, you pencils for God's signori, Ara Sant'Angelo! Comes off, till the lights go out, till my leg give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my eyes turn out. I'ma rip this shit till my bones pull out. Till the roof comes off, till the lights go out, till my leg give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my eyes. E si fa giustamente la storia su Instagram, che più che giusto. Assolutamente. E anche social, sì. La nostra Mara. Ed allora, non abbiamo ancora finito perché abbiamo ancora tanti ospiti, tanti campioni. Ed allora vediamo il terzo campione. We'll be right back.
che tira, sono contento che è giù intanto. Lo teniamo così a distanza di sicurezza. Vediamo la prossima, quarta campionessa. Signori Maurizio Cacciatori! Maurizio, c'è stata un'ovazione sul pantaloncino, te lo dico, non so se, se ti sei accorta. Dalla curva dalla nord! Curva. Là, Giriamo pagina, abbandoniamo in questo caso il pantaloncino, parliamo però di un grandissimo campione che di solito non mette il pantaloncino, ma non vogliamo dire altro. Un altro campione, regia! Va ancora più in là. Ma non ci fermiamo qua perché ovviamente c'è un altro campione, vediamo chi è. Chiappucci, noi giriamo pagina e ci spostiamo in campo femminile con la prossima campionessa.
Allora, dopo palleggio anch'io in bikini, voglio vedere se la reazione è la stessa. Va bene, abbiamo sentito il testosterone da quel punto, voglio vedere se gli estrogeni sono uguali per il prossimo campione. Ehi, ho bisogno almeno di un motivo che mi faccia stare bene. Sono stufo dei drammi in tele, delle lamentele, delle star in depre, del nero lutto di chi non ha niente a parte avere tutto, delle sere chiuso per la serie culto, della serie chiudo e stiamo assieme, punto. Soffiano venti caldi, siamo rimasti in venti calmi e sono tempi pazzi, finché torni con i piedi scalzi, che diventano ferventi nazi, fanno il G8 nei bar col biscotto e il cherry muffin, sono esilaranti nel ruolo di piedi piatti e di Murphy. Scusa, non dormo sulla mia Glock 17 sognando corpi che avvolgo come uno stock di cassette, ora che mi fido di te come di chi fa autostop in manette, scelgo un coro come Marielle Ventre che mi faccia star bene sempre. Marco Mordente! Marco, e noi ci spostiamo ancora una volta sotto rete con la prossima campionessa. Chi sarà? Che lanci qualcosa per aria, quasi non la riconosco. Se non lanci palle, clavette, quasi non ti riconoscevo. Dopo la vediamo nell'esibizione. Ed ora, signore e signori, l'inno d'Italia. Thank you.
sempre la pelle d'oca. E su questo inno li abbiamo chiamati, ma andiamo a richiamarli, a ripresentarli. Moreno Torricelli. Mara Sant'Angelo, fate un bel applauso. Carlo Molfetta. Maurizio Cacciatori. Ed ancora Mike Maric. Claudio Chiappucci. Deborah Novellino. Marco Mordente. Rachele San Giuliano. E la nostra Daniela Masseroni. Ciao, 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 ciao. Belli, belli averli qua, vedere tutte queste medaglie, insomma, il nostro orgoglio in giro per tutto il mondo, meraviglioso. Ma comunque mi mette ansia dargli le spalle, cioè... Ma infatti mi sembra un po' brutto, qua come ci organizziamo? Dove sto? Sto di qua. Siamo così ai lati. Un po' lontani? Cioè, un po' come il sindaco e l'assessore. Vengo di lì. Dai, dai, questi sono i nostri grandi campioni, i grandi campioni di Educa Allenatori. Di cosa parliamo? Parliamo della squadra, di allenarsi per il futuro, un progetto a cura delle aziende multinazionali di Bosch e Randstad sull'alternanza scuola-lavoro, utilizzando un po' la metafora dello sport, un'iniziativa della quale parleremo più avanti, un po' un discorso che abbiamo già accennato però con il primo cittadino sull'importanza dello sport anche nella vita. Però, caro il mio Omar, io vedo e immagino che la nostra curva nord... No, infatti ho un po' paura di questo momento, per la verità. Ma terrà tutto, sì? Terrà tutto? Sì, io l'ho già battezzata la curva ormonale. Va bene, è qui il nostro momento? Abbiamo un momento di performance, ve le presenteremo dopo che si sono esibite, lasciamo loro il palco in questo momento. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, 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 I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm a fireball. Che rimarranno lì, eccole che scendono. Ma quanto sono belle! Fate un applauso! Bellissimo. E quanto sono brave! E quante sono anche! Ti dirò, 20 ragazze arrivano da Renzano, questo è il nome, tutto cuore team, che la dice lunga sulla passione che muove anche queste ragazze, fra l'altro una disciplina olimpica, quindi non si scherza anche qua con gli allenamenti, con l'impegno. Tanto le ho viste scaldarsi prima e ho scoperto questa cosa che mi hanno dimostrato di nuovo qua, che conoscono una sola vocale che è... Ragazze, una A ogni tanto, va bene. Allora, tra l'altro volevo far notare che c'era una di loro che aveva la telecamera qua dietro, cioè si vedranno tutte in quel video tranne lei. Farei un applauso a lei che ha inquadrato tutte le altre per tutta la... Ecco cos'era quella cosa. Una foto gliela manderemo.
Va bene. Però ci siamo, abbandoniamo ora le cheerleaders per parlare delle società sportive alessine e cominciamo con le premiazioni, perché vi devo dire sono veramente numerosissime, quindi un plauso a tutti voi che insomma ad Alanzo praticate un sacco di sport con ottimi risultati. Quindi cominciamo con la prima società, che è la Lazio Football Club. Vediamo il video. Presidente, voi siete in promozione quest'anno, so che domenica avete avuto un appuntamento molto molto importante, mi dicono, ma andiamo nel dettaglio, com'è andata? Bene, abbiamo fatto 3-3 con la prima classifica, siamo secondi, e perdevamo 3-1, abbiamo recuperato e ci stiamo giocando il campionato. Complimenti. Grazie. Ho visto tra l'altro nel video record pazzeschi, importantissimi. Sì, l'anno scorso abbiamo fatto il record europeo di 35 vittorie consecutive, calcolato tra dilettanti e professionisti. Allora, io vi tengo qua perché a questo proposito abbiamo Moreno Torricelli pronto a consegnare non un premio ma bensì due, come società ovviamente da andare a premiare con un importante riconoscimento, ma inoltre come premio squadra dei record per le 35 vittorie consecutive in campo professionistico. Quindi un doppio complimenti a voi e direi un doppio applauso Alessio. C'è un presente per Moreno. Quindi un abbraccio sportivo ancora più forte e ovviamente andremo a suggellare questo momento anche con il secondo premio, visto che ne abbiamo citati due. Moreno, se hai bisogno di una mano, una ce l'ho libera. E quindi la premiazione da Moreno Torricelli alla formazione della Lazio Football Club. Grazie ancora, grazie e complimenti a voi, a tutti voi, avanti così. Complimenti, ragazzi. Complimenti. Tu rimani con noi. Occhio che è di cristallo, trattalo bene che sei anche grosso. Andiamo avanti, giriamo pagina, perché ora è il momento di lanciare un altro video. Parliamo di una cosa diversa in questo caso. Parliamo della Tiger Gym Club.
E chiamiamo sul palco il presidente Romualdo Caso, mentre tutti gli atleti si preparano qua davanti per la foto di rito. Ma quanti? Allora, lo vediamo già dai ragazzi che si sono avvicinati a noi, l'abbiamo visto anche nel video, insomma, tantissime discipline, dalla pratica dello yoga al judo, piuttosto che cose molto molto energiche, anche un po' faticose, insomma, ne fate di tutti i colori. Vabbè, un po' lo sport per tutti i gusti, fatica direi. Sempre, nel senso... Hai ragione. Cioè, bisogna far sudare. Però fatiche diverse, diciamo. Beh, noi innanzitutto alleniamo tutti col metodo funzionale, poi vabbè, abbiamo il corso di pugilato perché io sono un pugile, quindi se ho fatto pugilato sono un pugile professionista, abbiamo quindi il judo bimbi che li prendiamo dai 3 fino a 12-13 anni, la box per i bambini che parte da 6 anni, il calisthenics, lo yoga e i circuiti funzionali. Beh, scusa, insomma, non male direi. Quello in canotta, come mai è in canotta? Solo perché è grosso? Esatto, sì, perché è muscoloso. Allora fa vedere le spalle, i dorsali? Però non sente, quindi posso dirgli delle cose brutte e lui non mi sente. Se dico, sì, sì. Non lo so, tipo che quella canotta lì è da donna. No, non mi sente, meglio così. Cioè, proprio rimane lì, freddo, così. È perché bene. È talmente grosso che gli ha chiuso le orecchie, capito, il muscolo. Però ride, lo vediamo. Va bene, complimenti quindi per tutto quello che fate, veramente un sacco di discipline. Vantiamo di avere 2 campionesse nel settore judo, campionesse liguri, che sono la Rimondo e la Ghiglione, che hanno vinto, oltre al titolo ligure, importantissimo, anche diversi trofei nazionali. Grazie quindi a te, grazie a tutta la Tigers Gym Club, grazie quindi al presidente Romualdo Caso. Grazie, bel ragazzi. Applauso, grazie mille, ciao Romualdo. È di marmo, cioè. Sì. No, il premio, se non prendiamo il premio. Anche con questa cosa che lui è un pugile, è un po' inquieto. Allora ti mettiamo di fronte così. Uno che mena a sua volta. Ecco, io rimango qua così. Calmi ragazzi, calmi, non litigate. Che è un attimo. Foto? Bella foto, insieme. Belli lì. Grazie quindi a Carlo Malfetta, grazie a Romualdo. E salutiamo Caso. I ragazzi della Tigers Gym Club. Perché poi si affezionano a questo posto, capito? Cioè, gli piace. Ma è bello vederli con i nomi così, cioè proprio bello. Però io mi sono così innamorata dello sport in questa serata che la chiacchiererei proprio tanto, solo che mi sa che è lunga. Quindi, ce ne abbiamo un po' da premiare. Spingiamo forte il piede sull'acceleratore perché abbiamo... Sono curioso, della prossima sono proprio curioso. Anch'io. La dici già lunga il nome, è Compagnia Arcieri 5 Stelle. Video! Sezione di Alassio Giorgio Briozzo e a Federica Naso, bronzo ai nazionali Trofeo Pinocchio 2017. Ciao, buonasera. Ciao, benvenuto. Federica, eccola che arriva, sta arrivando. E allora rifacciamo un bel applauso per Federica.
Milano. Eccola qui. Ciao Federica, vieni qua con noi. Ciao Federica, ben arrivata. Abbiamo visto emozioni. Però scusa, ci sono delle cose che non è che... Cioè, è di bestia. Federica Naso, e hai vinto il trofeo Pinocchio? Vabbè. Bene. Bronzo per il trofeo Pinocchio. È perché devi allungare ancora un po' probabilmente. L'anno prossimo facciamo l'oro. Parliamo ora con il responsabile. In questo luogo, in questo palazzetto, ci sarà presto, la prossima settimana, un grandissimo evento. Noi sappiamo questo, una cosa che ci hanno detto proprio appena siamo arrivati parlando della vostra disciplina. Cosa sarà nel dettaglio? Nel dettaglio sarà una gara di interregionale, ma con un grande evento organizzato in aiuto col Comune. Avremo sabato pomeriggio alle 5 i migliori 16 nostri atleti iscritti alla gara che si scontreranno uno contro l'altro. In gara avremo il campione olimpionico e campione mondiale 2017, il vincitore della prima gara di Coppa del Mondo e argento alla seconda, e altri tre campioni mondiali, tra quali Cinzia Nozziglia. Che chiamiamo sul palco adesso? Chiamiamo sul palco adesso perché sarà lei a premiare. Eccola qua, fate un bel applauso. Medaglia d'oro, Omar, come bene ci ricorderai, medaglia d'oro World Games 2017 nella specialità arco nudo, e a dire arco nudo con Omar Fantini, dopo il naso del trofeo Pinocchio. Ho un po' paura, ma spero che si stia perdendo un po' delle chiacchiere. Dobbiamo capire chi premia. Te lo dico subito. Perché io sapevo che dovevo far premiare lei. Sì. Facciamo così? A premiare la società e la campionessa Federica, la medaglia d'oro Cinzia Nozziglia, che premierà quindi la società. Ci siete voi che premiate voi, è questo. Allora, questo assolutamente alla società e a Federica Naso. Complimenti ad entrambi, ovviamente, e complimenti anche ai ragazzi qua vicino a noi. E poi però so che c'è un altro premio. Cinzia non deve restare a mani vuote, quindi eccola qua. Bacio sportivo. Grazie quindi a Giorgio Briozzo, Federica Naso e Cinzia Nozziglia. Grazie ragazzi. Un applauso ancora per la compagnia Arcieri 5 Stelle, che tra l'altro c'è anche Cannavacciuolo in squadra, vedo. No. Ma è verissimo, è uguale, non l'ho visto. E dagli un po' di pacchi a sti ragazzi ogni tanto. Ciao ragazzi, grazie mille. Allora, in apertura cosa abbiamo raccontato? Di Alassio, della bellezza, io poi insomma amo il mare, quindi sarei a parlare veramente per ore e ore, ma non è il caso, perché dobbiamo raccontare di quelli che sono i grandi campioni di oggi ma anche del passato, che hanno portato il nome di Alassio in particolare veramente in giro per tutto il mondo, campioni che si sono distinti nello sport in varie discipline, molti di questi sono ancora in piena attività, molti hanno rappresentato invece la storia sportiva di Alassio, alcuni non sono presenti per impegni personali e quest'oggi, ma li vogliamo ovviamente salutare e salutiamo, citiamo quindi i campioni italiani di atletica, salto con gli ostacoli, Emanuele Abate e Luminosa Bogliolo. Facciamoli un bel applauso, forza! I campioni di vela Francesco e Pietro Sibello e Giampiero Dotti. Nonché gli ex calciatori Giulio Grassi e Giuseppe Spampinato. Il campioncino Edoardo Cristiani che gioca nel Genoa. Questi, un applauso forte cumulativo per tutti coloro che veramente hanno scritto e scrivono pagine importanti, coloro che questa sera non sono con noi. A proposito di persone che non sono con noi, vogliamo ricordare veramente con affetto il grande calciatore Ivo Brancaleone, che ci ha lasciato pochi anni fa, quindi insomma a lui questo applauso che speriamo arrivi veramente dove deve arrivare, su in alto. Stasera però di campioni ce ne sono veramente molti, saranno presenti su questo palco e ci saranno delle autorità molto importanti che andranno a consegnare i premi, quindi andiamo a chiamare Angelo Baccarezza, consigliere Regione Liguria, Silvia Molinaro, responsabile ACES Piemonte, ed il campione di ciclismo su strada e mountain bike dopo, Mirko Celestino. Mi sembra che ci siamo già visti. Un déjà vu. Buonasera nuovamente, ben ritrovato. Beh, ma è Capodanno ad Alassio.
Ah, in Piemonte, perché arrivi da là, c'è il fuso orario. Sì, ma che eleganza, che eleganza. Lo sport è anche eleganza. Buonasera e benvenuta. Ciao Mirko, ben ritrovato. Mirko, tra l'altro, che so che conosce molto bene Alassio, visto che il ritiro della nazionale da qualche anno è proprio qua. Quindi ho visto anche delle foto, Mirko, con tutta la squadra in ritiro. È veramente, eccola, vedi la Citi, grazie alla regia, velocissima, ecco la foto di tutta la formazione azzurra dei nostri campioni italiani pronti per le grandi scommesse, le grandi vittorie. Allora, chiamiamo la prima? Bianca? Dai, andiamo quindi a chiamare Bianca Revello, pluricampionessa italiana, europea e mondiale nella disciplina tiro a volo, fossa universale. Molto piacere. Mi ha messo paura la fossa universale. Buonasera, benvenuta. In premiazione Angelo Vaccarezza. Un bel applauso per Bianca. E dopo Bianca giriamo pagina e cambiamo, allora, disciplina. Solo per una questione di ordine ti chiedo, sì, no, non ti teniamo qua perché sennò alla fine siamo 25. Siamo in tantissimi, grazie Bianca, grazie. Grazie mille. Chiamiamo sul palco Gianluca e Jessica Ratteni per le bocce specialità, dillo tu perché... Pettanche, questa è la specialità. Chiederò a voi come si pronuncia nel modo corretto, come si pronuncia? Pettanche. Pettanche, Gianluca Ratteni, ricordiamoci, di nazionale giovanile, vincitore di campionati europei ed ottimi piazzamenti a livello mondiale con le sue squadre, nonché Jessica Ratteni, bronzo ai campionati del mondo, però... Nomi importanti, risultati super importanti, come importante la premiazione che arriva da Silvia Molinaro. Ho una battuta brutta da fare. A Silvia Molinario, a Gianluca, a Jessica, a chi? Se lo fai a me me ne vado, no. Ti lascio da solo. Che ai ragazzi piacessero le bocce lo sapevo, ma che piacessero anche alle ragazze no. Va bene, io dopo questa... Assessore, grazie, posso? Grazie, contavo di più su di voi alla ormonale. Grazie, grazie, complimenti Gianluca e Jessica Ratteni, grazie. Grazie ragazzi, grazie mille, complimenti. Ah, beh, adesso chiamiamo sul palco Giovanni Brancato, grande record a livelli mondiali nel nuoto in mare aperto. E quanti quando? Squali ti sei mangiato? E quando si parla di acqua a me viene da chiamare per forza Mike Barrich in premiazione. Vi siete mai incontrati in mare aperto? Siamo mai incontrati? No, 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 eh? No, no, ma perché no. Lui gira più con le balene, i delfini un po' più a fondo, sì. È pesante, dici, va giù? No, sto prego, scherzando, prego, niente, era una battutaccia, una battutaccia. No, no, io vengo dalla pesca subacquea, ero nazionale di pesca subacquea tra l'altro. Però le mie traversate le ho portate in giro per il mondo. Complimenti. Grazie. Doppi complimenti. Bel applauso per Giovanni. Grazie mille Giovanni. Grazie ancora, arrivederci, noi andiamo avanti. Se l'hai già tolta e la sta già rivendendo, hai visto? Che... Sta già tolta. Andiamo avanti con Gianfranco Sibello, olimpionico di vela e plurimedagliato ai campionati italiani, europei e mondiali. Molto piacere. In premiazione in questo caso Mirko Celestino. Ciao, complimenti. Direi che quando la medaglia si pone sul petto, sul cuore dei campioni, è sempre naturale applaudire. La stretta di mano fra due grandi sportivi, due grandi campioni. Grazie quindi anche a Gianfranco Sibello. Grazie Gianfranco, grazie mille, complimenti. E invece chiamo sul palco il coordinatore squadra olimpica di vela ad Atlanta 96 e Sydney 2000, Rinaldo Agostini. Complimenti. Ben ritrovato, complimenti. Certo. Io volevo, buonasera a tutti, volevo ricordare un personaggio della vela che è mancato pochi giorni fa, perché qui siamo tutti atleti, ex atleti, allenatori, tutti normodotati. Ad Alassio abbiamo avuto un campione che ha partecipato alle Paralimpiadi di Sydney 2000 e volevo ricordarlo, Marco Turbiglio, e direi di fare un applauso. Sarebbe stato anche lui con noi perché se lo meritava.
Ha fatto veramente molto bene, Rinaldo. E premia la nostra Rachele. Eccola qua. Somiglia un po' a Roberto Vecchioni, no? No? C'è qualcosina, eh? Un po', no? Qualcosina... Ci ha, ma canta salsì. Uguale, secondo te? Più canta... elegante, più elegante, più figo questo, guarda, senza ombra di dubbio. La voce non lo so, non abbiamo il tempo, la prossima volta. Ancora complimenti, grazie Rinaldo. E passiamo a chiamare sul palco la pluricampionessa italiana ed europea di vela, Roberta Zucchinetti. Molto piacere. Benvenuta e piacere. In premiazione Carlo Molfetta. È bello sentire gli applausi per le campionesse, i campioni, le varie discipline, insomma è veramente molto molto bello. Su questo applauso noi andiamo a salutare colei che è appena stata premiata e ci avviciniamo ad un altro momento. Esatto, allora è il momento del Motoclub Alassio e ce lo vediamo in video. Nel frattempo vi congediamo, ma con calma, state qua un attimino, vi salutiamo quando arrivano loro. È con noi il campione italiano Major Master 3 di Enduro 2017, Davide Dall'Ova! E mentre facciamo entrare tutti i suoi compagni di club, ringraziamo i nostri premianti. Grazie di essere stati con noi, grazie mille. Dove sono i suoi compagni? Dove sono tutti gli altri motociclisti? Eccoli! E nel frattempo chiamiamo sul palco il presidente Mimmo Giacone e Davide Dall'Ova, che salirà qua sul palco. Arriva dall'altra parte. Ciao, benvenuto. Come ciao. Le veline, uno di qua e uno di là. Buonasera, ciao, benvenuto. Potevi impennare. Lo so che per questioni di sicurezza gli hanno detto no, metti solo la prima, neanche la seconda. sì, ma che emozione, ma senti, ma che bello vedervi arrivare a un momento importante che verrà così suggellato da una grandissima campionessa che è già qua con noi. Una bella tosta, Maurizio Cacciatori. Viene premiato quindi Davide Dall'Ova ed ovviamente viene premiata anche la società, il Motoclub Alassio. Ecco qua. E questo per il Motoclub. Altre foto, insomma, Maurizio assieme al presidente, assieme a Davide. Ovviamente tutto il Motoclub di Alassio presente. E poi
poi, caro e poi, Omar, so che Davide ha una sorpresa che Mimmo va a prendere. Nel frattempo ti chiedo, gli scegli tu i colori delle tue tute o... Sì, si vede. Ha paura che non lo vedono, esatto. Che non lo vedano. Volevo regalare la mia maglia del motoclub al comune, in particolare a Simone che ci ha ospitato qui stasera. Eccoci qua. Ringraziarvi tutti perché è una serata incredibile. Eccolo qua Simone. Voglio dire a Simone che la maglia rigorosamente non è stata lavata dopo l'ultima gara perché porta con sé pregna. No, poi l'assessore lo vedo giovane, mi sembra molto sprintoso, rock, magari se lo porterà Davide in qualche... Una volta era motociclista. E poi cos'è successo? Ha intrapreso queste vie e si è perso. Ma come? No, Lascia queste vie e riprendi le mulattiere. Assessore, qua... Una volta nel tempo libero mi dedicavo a fare sport io, adesso mi spiace farlo fare agli altri. Sono contento. Va bene, ci sta. Grazie quindi a tutti voi, grazie ai ragazzi, grazie a Davide. Ringraziamo Mimmo e Davide, grazie di essere qua e un altro bel applauso per il Motoclub Alassio. Grazie ragazzi, grazie mille. Ciao. Grazie. Ed ora cambiamo ritmo, musicalità e tipologia di disciplina sportiva. Decisamente. Parliamo infatti della bocciofila alassina. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up. Bocciofila Alassina, e chiamiamo sul palco il presidente comitato organizzatore campionato europeo Carlo Bresciano, nonché il pluricampione mondiale europeo ed italiano, nonché ex commissario tecnico della nazionale Lino Bruzzone, presidente della federazione europea Roberto Favre, ed il presidente della bocciofila Alassina, Ezio Sardo. Molto piacere. Molto piacere. Vi lascio avvicinare alla nostra Barbara. Molto piacere. Buonasera a voi. Io ho una domanda per Carlo Bresciano, perché so che c'è qualcosa di importante in arrivo. Io ho chiesto e richiesto, ma nessuno mi ha detto nulla. No, ma poi te lo racconteranno nel dettaglio. Cosa sta per succedere? Allora, nel 2018 Alassio sarà la capitale delle bocce, perché oltre alla consueta Targa d'Oro, che arriverà alla 65esima edizione, si svolgeranno il 16 e 17 di marzo le finali dei campionati di società di Serie A maschili e femminili, che vedranno in campo i migliori giocatori italiani e alcuni fortissimi giocatori sloveni e croati. E dal 26 al 30 di settembre si svolgeranno i campionati europei maschili di bocce, con la presenza di 20 paesi e più di 100 atleti che si contenderanno i 6 titoli in palio. Quindi appuntamento a marzo e poi a settembre. E poi a settembre. Benissimo. Per questo, ma non solo, ovviamente per la grande storia, per tutto quello che c'è stato, la premiazione quindi alla società da parte di Deborah Novellino, nelle mani del presidente della bocciofila, Ezio Sardo. Strano che non sia arrivata palleggiando con il premio, Momento delle foto di rito, ovviamente per andare ad immortalare anche questa fetta di grande sport legato ad Alassio. L'applauso di Alassio dov'è?
Beh, facciamo un bel applauso ai ragazzini e ai ragazzi della Bocciofila Lassina, guarda lì. Grazie. Due generazioni a confronto. Grazie a tutti voi, grazie veramente. E poi andiamo avanti perché abbiamo qualcosa di rosa. Vado io, vai tu? No, vai tu. Vado. Sei rosa, è roba tua. Un'altra società, la società che si chiama Scarpette Rosa. Perché se è vero che loro sono bellissime, se è vero che sono eleganti, abbiamo visto dei video meravigliosi, questo momento è fantastico, direi. Presidente, questa sera premiamo la vostra società, ma premiamo anche un atleta che non è qua con noi, un atleta molto importante, Alessia Negri. Sì, questa sera Alessia è dispiaciuta di non essere qua, ma ha un impegno più importante, in quanto ha vinto una borsa di studio di un anno per un corso di formazione per professionale in un'accademia a Milano. E vediamo un'immagine alle nostre spalle, abbiamo visto un'immagine molto bella, come belle sono state le immagini che abbiamo visto fino a questo momento. Quindi in questo caso abbiamo una doppia premiazione, cara nostra presidentessa, ad opera della nostra campionessa Rachele San Giuliano, che va a consegnare il premio per la società ed ovviamente a seguire il premio per Alessia Negri. Se vuoi intanto ti reggo io questo mentre ti danno l'altro, vuoi che ti tenga io questo intanto? E ti viene consegnato quello per il piccolo giovane virgulto. Lo consegnerò lunedì appena arriva a lezione, sarà felicissima, è una grande soddisfazione per me come sua insegnante, per certo. Lei e per la famiglia. Te la faccio inclinare. Grazie. Un po' che c'è il suo nome, così se la vedrà anche nelle foto. Noi assessore aspettiamo una bella foto di Alessia con questo trofeo che magari andremo a riproporre nella prossima occasione di questo calibro. Grazie quindi alla nostra presidente Cinzia Scarlato. Io accompagno ovviamente la presidente, la fai tu? Allora è pesantino questo, eh? Grazie. Un bel applauso. Grazie. Per le piccole e le grandi ballerine della società Scarpette Rosa. Ma che belle, tutte in fila. Quanti mesi ha la prima? Pochi. Ma è nata l'altro ieri. Piccolini, scricciolini, ma meravigliose. Va bene, andiamo avanti con le premiazioni legate agli alassini nello sport. E quindi cominciamo da uno che piccolo mi dicono non no, sia. No, non è piccolissimo. Ex giocatore di pallacanestro che ha militato in A1 con il Torino, Silvio Belgrati. Piacere. Buonasera, benvenuto. Vi proprio. Ma che lo stoppo? No. In premiazione Marco Mordente. E beh, ci sta. Il basket per il basket. Allora, volevamo far premiare Deborah, ma avevamo paura che non arrivasse lì sopra. I complimenti, la stretta di mano, ovviamente. Le foto di rito. Ed ora siamo pronti per girare. Bel applauso. Pagina al nostro Silvio. Lo teniamo qua sul palco con noi?
Ma allora, ma da sì, scaletta dai. No, però a me piace. Teniamoceli qua. È un grande campione. Teniamoceli qua. Io me li terrei qua. Dai, dai. Campione di moto enduro, Andrea Signoris. In premiazione avremo l'assessore Simone Rossi. Complimenti. Ciao, complimenti. Allora, i jeans non sono stretti, sono disegnati, sono aerografati. Andrea, rimani qua con noi assieme a Silvio, perché noi giriamo pagina e andiamo a parlare di pallone con un ex giocatore di calcio della Cremonese in Serie A. Lui è Luigi Gualco, del quale vediamo una bellissima immagine, tra l'altro. Ecco, complimenti. Ciao, benvenuto, complimenti. In premiazione non potevamo che avere Moreno Torricelli. Vi siete incontrati qualche volta? Sì? Com'era? Qualche volta. Tra difensori ci si di... cioè, ci si dava, eh? Ci si dava. Chi portava i segni, lui o te? Ma nessuno dei due, no, penso, dai, che eravamo abbastanza... No. Resistavamo, ecco. Che bello, quando fa finta di volersi bene. Scherzo. Un bel applauso per Luigi Gualco. E restiamo sul calcio, perché lui ha militato nel Catanzaro in Serie B, e con noi Andrea Ottonello. Eccolo qua. Ciao, bentornato, benvenuto, anzi. Ed in premiazione abbiamo Debora Novellino. Debora. La medaglia, ovviamente, il riconoscimento e il ringraziamento, i complimenti da parte di tutti noi, l'applauso di Alassio e le foto che andranno ad immortalare questo momento. Ed allora li salutiamo tutti insieme, Silvio Melgrati ed ancora Andrea Signoris, Luigi Gualco ed Andrea Ottonello. Bel applauso! Grazie. E adesso sì. È il momento di dedicarci alle grandi glorie. Sì. Per cui li chiamo sul palco, anzi no, abbiamo già avuto, ma lo richiamiamo. Giustamente, anzi no, scusa. Secondo me c'è no. Una parentela, c'è un grado di parentela. Però non è potrebbe lui. Esserci un grado di parentela. Allora, ex giocatore di calcio della Pistoiese di Serie B, Giovanni Ottonello. C'è una parentela? Benvenuto. Ciao, benvenuto. Ciao Giovanni. Ex giocatore di calcio del Como Serie C, Pino Capriati. E che pantaloncino che abbiamo giocato lì, eh? Ma guarda che magliettina, che divisina. Che belle queste foto. Buonasera. È una controfigura. Ah, è la foto finta? Ma come? Restiamo sempre nel calcio. Ex portiere dell'Udinese in Serie B, Sergio Zenari. Sergio Zenari, ecco qua. Ma che meraviglia. Buonasera, benvenuto. Ha giocato nel Potenza in Serie C, Benito Giovannelli. Ah, che meraviglia. Ma che guizzo, Benito. Sì, assolutamente. Intanto saluto il nostro amico, buonasera, benvenuto. Foto bellissime, ma c'è qualcuno che mi dice, posso dire qualcosa? E certo. Ma dopo aver visto queste foto, dopo aver... posso fare un buchetto qua? So che non potrei stare in mezzo a voi che avete vinto tanto, però per questo caso... Allora, da come ti hanno guardato, secondo me è una cosa pericolosa. Fammi un cenno, sicuro? Si può dire? Ok, pronti. A me piace il rischio. Io voglio due dire una cosa: se domani il sindaco sa che ci ha invitato io, Sergio e Benito, vi licenzia tutti, mi manda tutti a casa. Perché? Perché non siamo nessuno noi. Ma non è vero, è campioni, il sindaco. Con dei campioni così. Davvero? Ma non è vero, è vero. Solo per i pantaloni che hai messo stasera meriti tutta la presenza. E non hai visto sotto cosa c'è? No, non voglio guardare. Un bel applauso alle nostre grandissime glorie. Grazie mille di essere stati con noi. In premiazione il primo cittadino di Alassio, Enzo Canepa, e quindi le medaglie sul petto e sul cuore, come mi piace dire, a Giovanni Ottonello, Pino Capriati, Sergio Zenari e Benito Giovannelli. Questo l'applauso per queste pagine di storia bellissime e per queste immagini così emozionanti che ci raccontano di uno sport veramente d'un tempo. Grazie a tutti voi. Ancora grazie. Un bel applauso per le nostre grandissime glorie. Grazie. Come siamo galanti qua.
Tutti assieme? Una foto? Bene. Ragazzi? Ragazzi, venite ancora con noi. Fanciulli, vi rivogliono per una foto tutti assieme. Vi rivogliono per una foto tutti assieme. Siete piaciuti così tanto, sì, che vi rivolgono in centro. Guarda che ci chiedono una foto tutti assieme. Tutti assieme. Tutti belli, abbracciati. Anch'io? Ma io cosa c'entro? Avvicinatevi un po', tipo... Sicuro? Va bene. Vorrei proporre lui... uno accosciato, ma mi sa che è meglio di no. Sì. Esatto, deve essere accasciato. Io quando do il microfono io perché è troppo simpatico. Grazie, grazie ragazzi, grazie ancora. E grazie poi, ancora. E poi. Che bravino. Ah, ma allora è vero che lo sport fa bene? Eh sì, ma mica solo il fisico, sono belli pimpanti qua, Bene, andiamo avanti. Sì, allora passiamo ad un'altra società, Alassio Laigueglia PGS Volley, per cui parliamo ovviamente di pallavolo. Il video regia. PGS Volley! E mentre guadagnano la scena, invitiamo sul palco il socio fondatore Carlo Grancelli. Ciao Carlo, ciao, benvenuto. Eccoti qua. Prego, 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 venite qua belli nel centro. Ovviamente quando si parla di volley non possiamo non chiamare in causa Maurizio Cacciatori e Rachele San Giuliano per quelle che saranno le premiazioni per la società. È bello perché qua si vede che proprio c'è la sintonia tra coloro che parlano della stessa disciplina. Senti cosa ha detto a Rachele. Allora, Rachele è venuta a fare una giornata con noi questa primavera. Abbiamo passato una meravigliosa giornata qui e ci ha augurato il miglior modo di finire l'anno, e lo scorso anno abbiamo vinto due campionati con le ragazze che hanno vinto la terza divisione e le zie hanno vinto la prima divisione. Cioè la San Giuliano porta quindi, bene, possiamo esatto. Dirlo. D'ora in avanti abbiamo una consapevolezza in più. Possiamo fare la foto con le ragazze, le bimbe a Toscana. Però dovete scendere voi giù sotto. Siamo ancora... Ce la fate? Siamo sicuri? Guarda che c'è la, esatto, che c'è la scala che è meglio. Grazie, grazie, complimenti a tutta la formazione dell'Alassio Laigueglia. Alassio Laigueglia PGS Volley con il socio fondatore Carlo Grancelli. Bellissimo questo momento anche con la Cacciatori e la San Giuliano. Bello, bello. Abbandoniamo il pallone però fra poco, perché ci sposteremo in una disciplina totalmente diversa, ma molto molto affascinante. La scopriamo insieme. La società si chiama Overbar. Pronti? Vediamo il video.
signori, Overbar. Oh, ma che squadrone! Mentre si avvicinano, chiamiamo anche il presidente Pier Franco Piazza e Mattia Ravaschino. Eccoli qua. Buongiorno ragazzi. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Buonasera, buonasera. Ciao. Allora, io vorrei subito la prima domanda è: vai, noleggiate qualche pettorale da che si possa applicare? Ciao, ciao. Ragazzi, ma anche ragazze effettivamente, che ovviamente vengono subito a salutarti, Omar. Abbiamo il premio pronto, ma prima io vorrei chiedere al presidente qualche informazione in più, perché sono uno squadrone pazzesco, sono bravissimi, li abbiamo visti in azione. Tante discipline diverse, insomma, discipline anche molto particolari, no? Sì, diciamo che il calisthenics si divide in tre fasce principali, che sono una prettamente skill, che è la più spettacolare, che si è vista nel video dove ci sono tutte quelle che sono chiamate figure, okay. C'è una parte poi chiamata endurance e un'altra strength, che come riportano i nomi, una è più basata sulla resistenza fisica, esatto, e una sulla forza. Noi io riusciamo... faccio quella della forza. Vai, siamo pronti per guardarti. No, basta, ho finito. No. Perché dicevi è tutta una... Va bene, andiamo avanti. La fatica c'è ovunque, va bene. E abbiamo avuto comunque dei buonissimi risultati in tutti e tre i campi. Abbiamo... Sì. Due campioni nazionali, abbiamo comunque avuto tanti riconoscimenti anche a livello internazionale, quindi siamo parecchio soddisfatti. Vediamo anche le immagini che parlano da sé, insomma, le medaglie, le coppe e soprattutto i sorrisi. Posso chiederti, per curiosità così mia personale, come si svolge una gara tipo di endurance? Cioè ci sono delle figure da fare e ripeterle una quantità? Allora, endurance è basata solitamente su dei circuiti. Sì, okay? Dove ci sono vari esercizi da fare in sequenza. Vince solitamente chi fa il minor tempo. Giustamente. Ok, se no altre metodologie di gara sono a gara massimale, dove sì, chi fa più trazioni piuttosto che push, certo, up e dip vince, va a vincere. Sulle trazioni io sono forte, eh? Sì, sì. Va bene, e su questa chiudiamo un po', no? Mandami a fanculo, spingi, ma a fanculo. Allora, andiamo a premiare, grazie alla presenza ovviamente di Carlo Molfetta, questi grandissimi atleti come società innanzitutto, quindi la premiazione va direttamente nelle mani, il premio del presidente, nonché a Mattia Ravaschino per i grandi risultati ottenuti. Complimenti ragazzi, l'energia non manca, tutto questo e immagino molto altro sono i ragazzi di Overbar, grazie. Bravi ragazzi, noi continuiamo, ci spostiamo da sopra la sbarra a sott'acqua, perché la prossima società, dentro nel mare, ci sono proprio, sì, dentro nel mare, Sesto Continente Diving, vediamo il video. Ed eccoli qua, gli atleti della Sesto Continente Diving, che arrivano senza pinne, se no ci sarebbe avuto un'oretta e mezza. Era lunga, ma andiamo a salutare anche il responsabile del centro, Pier Andrea Corrado, ciao! Molto piacere. Ciao, benvenuto, vieni qua con noi nel centro perché abbiamo un altro grandissimo campione pronto a consegnare nelle tue mani il premio per questa splendida società della quale abbiamo visto qualche immagine, quindi Mike Maric in premiazione per quanto riguarda ovviamente la premiazione della società Sesto Continente Diving.
l'abbraccio, le foto. Non abbiamo ancora salutato e ringraziato i cineoperatori, i fotografi per il lavoro che hanno fatto questa sera e per le emozioni che andremo a rivivere nei prossimi giorni nel ricordo di quelle che sono state queste serate e queste vittorie. Grazie, complimenti. Andrea, grazie mille e ancora complimenti. Ciao ragazzi, buon tuffo per quando ci tornate. E ora lasciamo che si spengano i ragazzi, esatto, si allontanino, si spengano le luci, come si suol dire, tacciano le voci. Però non abbiamo ancora finito, anzi. Creiamo il buio. L'energia, l'energia bella, quella dello sport, quella che serve nella vita di tutti i giorni. Si parlava proprio all'inizio di questa serata dell'importanza di ogni disciplina sportiva senza fare grandi differenze. Parliamo ora di allenarsi per il futuro e per farlo chiamiamo sul palco il direttore delle risorse umane Bosch Sud Europa, nonché cuore pulsante di questo progetto, Roberto Zecchino. Ragazzi, la ola, ragazzi, dai! La peggiore ola che si sia mai vista! Ciao Roberto, ciao, benvenuto! Allora Roberto, noi parliamo di sport, ovviamente, abbiamo parlato dell'importanza dello sport nella vita, eccetera, eccetera. Ci sono sport più individuali, ci sono sport di squadra.
tu mi sembri un po' un allenatore che ha selezionato una rosa pazzesca di ragazzi incredibili per rimanere uniti, saldi, legati ad un progetto che è veramente molto molto bello. Sì, lo diceva benissimo il sindaco di Alassio, una squadra di allenatori che in questo caso noi definiamo educa allenatori. Sono 30 campionissimi, oggi abbiamo 10 superstar del mondo sportivo italiano e internazionale. Allenarsi per il futuro è un progetto che ormai da 4 anni è su tutto il territorio italiano per dare come gruppo Bosch insieme a Randstad il contributo alla lotta alla disoccupazione giovanile che in Italia purtroppo è oltre il 35%. Noi ogni anno scolastico incontriamo più di 400 scuole su tutto il territorio italiano e anche nella zona di Alassio ormai grazie al contributo di tanti amici siamo presenti. Da un lato, e lo diceva anche con l'episodio di Rachele San Giuliano, con i nostri sportivi abbiamo già avuto l'occasione di incontrare le scuole superiori e scuole medie e poi sicuramente offrire delle opportunità di tirocinio presso le nostre realtà. Bello, bello, perché ripetiamo, lo sport non è solamente l'emozione ma è anche grandi grandi insegnamenti, no? Io però ho dei, permettimi, qualche ringraziamento. Alassio, grazie anche a questa cerimonia conclusiva molto bella, nasce una collaborazione che ci tengo a ringraziare il sindaco Enzo Canepa, l'assessore Simone Rossi, con i quali abbiamo siglato un protocollo. Alassio è una delle città con le quali abbiamo veramente stretto un gemellaggio. Gemellaggio che grazie a due, devo dire, campionissimi che ci hanno subito accolto, come dov'è Marco Dottore, facciamogli un bel applauso, che veramente ci segue con la sua veramente brillantezza. E poi abbiamo un'ambasciatrice dell'azienda dove lavoro, di Alassio, che voglio veramente fare una menzione particolare a Daniela Fasano. Daniela, vieni qui, perché poi tutte queste attività nascono grazie agli uomini e alle donne che lavorano in Bosch, e nel caso di Daniela, che è una lassina che ha voluto sponsorizzare, ci ha fatto conoscere anche il comandante della Polizia Municipale di Alassio, Francesca Parella, che dall'inizio, facciamogli un bel applauso, dov'è Francesco, grazie mille per la collaborazione insieme a tutti gli amici. Quindi Alassio è un po' per noi un territorio, devo dire, oltre che di sport ma anche di grandissima amicizia per il progetto Allenarsi per il Futuro. Un bel abbraccio sportivo, un abbraccio importante ed un riconoscimento altrettanto importante. Io voglio dare una super coppa a chi, sindaco, venga, mi permetto di chiamarlo insieme, dov'è, all'assessore. Allora, voi avete una collaboratrice che ogni giorno mi parla di Alassio come una bellissima città. E io devo dire, Alassio è una città stupenda, ma è fatta di persone stupende, come Daniele Fasano, come tutti voi che ci avete sempre accolto, e dove anche Francesca, Marco e quindi Daniela. Grazie mille. Complimenti, complimenti. Mettiamoci qua vicini così facciamo una bella foto tutti insieme. Ma aspetta, perché c'è un premio, no, da consegnare. Certo, certo, ma c'erano i fotografi che mi dicevano, ma dai, fammeli un po' vedere tutti belli assieme. Eccoci qua. C'è un premio molto importante, tra l'altro, Omar. Sì. Andiamo a scoprirlo insieme. Dalle mani dell'assessore allo sport e quindi del sindaco. Prima c'è il premio, consegniamo il premio. Sindaco? Il sindaco e l'assessore assieme a Roberto Zecchino per celebrare questa unione, questo abbraccio sportivo tra Alassio ed Allenarsi per il Futuro. Bene, un bel applauso, grazie, grazie di questo progetto straordinario innanzitutto. Grazie, grazie infinite. Colgo intanto l'occasione di ricordarvi di passare allo stand di Teleton mentre uscite, perché ricordatevi che la ricerca è fondamentale, soprattutto nelle malattie rare, è l'unica possibilità che un bambino ha di sopravvivere, per cui è l'unica cosa che vi chiedo, nel passare chiedete almeno informazioni.
Decisamente sì. Andiamo avanti con le premiazioni. Parliamo ancora una volta di calcio e lo facciamo con la società Baia Alassio Calcio. Some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me, probably should've washed this. Smells like R. Kelly sheets. Baia Alassio Calcio. I'm gonna pop. Saranno some mille. $20 in my pocket. Ah, ma guarda un po' chi era la curva ormonale. Era loro. Eccoli, eccoli, ora li vediamo qui da vicino. Spiegato. Nel frattempo andiamo a salutare e a chiamare il presidente Andrino Durante, nonché Andrea Vaccarezza, il papà di Nicolò Vaccarezza. Eccoci qua. Ciao, molto piacere. Ciao, benvenuto. Molto piacere. Eccoci qua, benvenuti. Beh, io vado subito dal presidente a chiedere un'informazione, perché si sfornano grandi campioni anche da voi. Mettiamoci qua belli sotto questo sole di Alassio. Campioni incredibili come ad esempio Nicolò. Nicolò Vaccarezza, che è andato allo Spezia l'anno scorso. E è già stato convocato anche per la rappresentativa nazionale e ci riempie di orgoglio questa cosa, e speriamo che tanti altri di loro possano arrivare agli stessi traguardi, anche migliori. Allora, noi ci uniamo a questo grandissimo in bocca al lupo a tutti voi ragazzi della curva là, che vi abbiamo tutti squadrati prima. Oltre a questo andiamo a chiamare la nostra Deborah Novellino per andare a premiare la società. Anche perché c'è una squadra femminile. Sì, è la novità di quest'anno, la squadra di calcio femminile all'interno proprio del Baia Alassio Calcio. Quindi non solo forti e grandi ragazzi, ma anche le ragazze. Quindi un doppio applauso e ben arrivate all'interno di questa formazione. Mi permetto di dare il benvenuto. E poi... non c'è Nicolò, ma c'è il papà, e quindi un riconoscimento importante in questo caso da Moreno Torricelli. Allora, devo dire che l'energia Omar non manca. Deborah che scende a fare le foto, è stata acclamata, citata, insomma, se è vero che è importante l'energia, è vero che la voglia di divertirsi qua di sicuro c'è, di fare bene. Scendono quindi Moreno e Deborah per andare a fare le foto. Presidente, faccio solo una domanda intanto: che quanti sono gli iscritti? Io sono circa 150. Però, bel lavoro. Speriamo di aumentare, noi lavoriamo per quello, a 360 gradi con... per i maschi, per le femmine, per tutti quanti. Già solo il clima è un gran complimento. Bravo presidente, un applauso per il Baia Alassio Calcio. E gli ormoni con la divisa. Abbandoniamo proprio il pallone per il momento. Sì. Prendiamo due ruote. Sì. Saliamo in sella. Aspetta che sparo del bromuro. E qua è lunga, ragazzi. Iniziamo a presentarli. Comunque nel frattempo... la prossima società è l'Unione Ciclistica Alassio, ce li vediamo là sul monitor.
ciclistica Alassio. E chiamiamo sul palco la presidentessa Angela Gaibisso e il campione Samuel Manfredi. Eccoli qui, ciao, buona serata. Benvenuta. Ciao. Ciao, benvenuta, complimenti. Venite qua belli al centro mentre si va a formare la formazione. Io passo in mezzo però, per la coscia qui com'è? Cioè, sì, i ciclisti. C'ha la coscia, c'ha la coscia. Ma devo dire che anche quando smetti, e il nostro Diablo ne è un esempio, smetti che poi non è mica che ha smesso tanto, perché secondo me pedala ancora forte. Rimangono così, cioè rimangono... Le gambe rimangono quelle. Sì, incredibile. Va bene, andiamo a parlare di cose molto concrete. Di Samuele possiamo raccontare tante cose. Ma cosa racconta la nostra presidentessa? Non sono il presidente, sono il direttore sportivo io. Ah. Devo dire che come inizio non è male. Allora, facciamo così, io rimango qua. Dicevamo, fatemi un po' spazio perché abbiamo Emma, la nostra aspetta, DS. Emma, aspetta perché forse è uno spoiler. Chi lo sa l'anno prossimo cosa succede? Non volevamo dirtelo così, ma... C'è giunta voce. C'è aria che nel, non si sa... Ma non lo so. No, sto scherzando. Comunque nessuno ha sentito niente, diciamo. Quindi abbiamo il nostro DS che ci racconta qualcosa in più su questo splendido ragazzo. Allora, potrei dire tantissime cose di Samuele. Sicuramente è uno dei ragazzi che rappresentano in pieno la nostra società. È uno dei ragazzi che... ha dimostrato che la passione, il sacrificio, l'impegno porta a dei risultati più che soddisfacenti. Samuele ha fatto tantissime cose belle, due volte campione italiano a cronometro consecutivamente, cosa che gli ha permesso di, da tre anni a questa parte, di essere fisso in nazionale azzurra, partecipando a campionati europei, partecipando come quest'anno ai campionati mondiali a Bergen in Norvegia, dove Sagan ha vinto la sua terza maglia iridata. Quindi Samuele è andato a rappresentare l'Italia in una manifestazione importantissima. Lui adesso è un dilettante junior, se corre per una squadra toscana, la Romagnano Guerciotti, affiliata con una squadra veneta. E noi non possiamo fare altro che augurargli il meglio per la sua carriera. Siamo comunque contentissimi che lui sia cresciuto con noi e speriamo che serva da stimolo a tanti bambini che iniziano per gioco, che poi diventa passione, che poi diventa lavoro, fra virgolette. Io direi che questo applauso che arriva è per Samuel, ma anche per tutta la squadra là sotto che... pedala tanto quanto, immagino, vedo le belle gambette. Grazie mille, vista la lingua, secondo me puoi diventarci presidentessa, sappi che... In premiazione il Diablo, Claudio Cappucci, e sicuramente porterà bene, insomma, quindi la stretta di mano con la nostra DS, ed ovviamente immagino l'in bocca al lupo a Samuele, complimenti da parte nostra. Grazie, grazie a tutti voi. Complimenti. E ora andiamo proprio nel campo di una delle campionesse che abbiamo alle nostre spalle. E che campionessa, vedi, a me non viene neanche se mi ci impegno, tu però sei bravino, devo dire. Ma certo. Lei era un'altra cosa, ma va bene, ma proprio poco prestigioso Henbury Tennis Club Alassio, a voi il video. I'm not afraid to die.
bianco e blu, e sul palco la socia e consigliera Magda Rosso. Molto piacere, ciao. Ciao, benvenuta, ed ovviamente in premiazione non potevamo che avere Mara Sant'Angelo. Eh beh, ovviamente. La foto tra Mara. Mara che ha un tifo anche con i suoi colleghi qua, niente male, devo dire. Sento la voce di una certa pallavolista che arriva in maniera bella forte. L'abbraccio, l'applauso da parte di tutta l'Asse per questa bellissima realtà sportiva. E noi ci avviciniamo ad un momento nel quale andremo a girare pagina, perché parleremo tutti anche degli eventi. C'è qualcuno che fa il rovescio a una mano? No, niente, nessuno. Vedi? Grazie mille, vai. Arriva anche Mara Sant'Angelo, aspettate ragazzi. Smescia pure. Ed ora, è vero che abbiamo tantissime società, abbiamo campioni del passato, del presente, ma ad Alassio nel 2017 ci sono stati veramente tantissimi eventi, sì. Eventi molto diversi anche tra loro, un anno record per quanto riguarda gli eventi. Di questo parleremo fra poco con l'assessore, non prima però di aver così gustato queste emozioni attraverso un bellissimo video, quindi chiediamo il contributo da parte della regia. Un anno veramente con i fuochi d'artificio, assessore Simone Rossi, ma quanti eventi, discipline diverse, un anno veramente con il botto. Sì, un anno con il botto, abbiamo veramente fatto tantissime manifestazioni, grazie a loro, e se non sbaglio abbiamo patrocinato più di 80 manifestazioni di 20 discipline diverse. Se pensiamo che la metà di quelle sono state almeno di più di 2 giorni, possiamo tranquillamente dire che ad Alassio nel 2017 un giorno sì, un giorno no, c'era una manifestazione sportiva. Tutto questo, il merito è naturalmente loro che si sono impegnati e hanno contribuito a portare il nome di Alassio alto in tutta Italia. Volevo inoltre aggiungere che questo riconoscimento ha fatto sì che tutte le nostre manifestazioni hanno avuto un incremento numerico e hanno avuto una buona pubblicità sui giornali post evento. Ma credo sia un bellissimo modo per far conoscere il territorio, forse il migliore, quello di parlare di territorio attraverso un'attività così bella come quella sportiva. Ma sicuramente è bellissimo, poi noi siamo in una città che non gli manca niente, è bellissima. Io ho sempre sostenuto che Alassio è la più bella città turistica e sta diventando la città turistica più bella dove praticare sport. Questo è stato il nostro punto forte. Grazie a loro non potevamo non organizzare una manifestazione per rendere omaggio a chi si è impegnato tutto l'anno in questi eventi, a chi nel 2018 farà ancora tanto, e quindi sono tante le manifestazioni che vogliono venire da Alassio perché hanno visto le capacità che questa città ha, e il merito è tutto loro. Grazie mille. Grazie assessore, grazie assessore. A tutti voi. Assessore Simone, visto che siamo in amicizia ormai, dai Simone ti chiamiamo, rimani qua con noi perché andiamo a consegnare un premio importante, lo facciamo all'organizzatore Luca Galtieri per Foot Golf in spiaggia, tra l'altro una edizione
particolare e io voglio subito sapere, c'è stata la prima, c'è stata la seconda, ciao. E quindi ciao, benvenuto, ciao, molto piacere. Allora, c'è la prima, c'è la seconda e quindi la terza? La terza è il 24 di marzo, che è un sabato, e dunque sì. Mi raccomando, cercate di essere numerosi, perché la spiaggia chiama, abbiamo bisogno di voi, bisogna essere in tanti, in tantissimi. Poi ci saranno i campioni, c'è Chiapucci forse, Torricelli torna, e poi tanti campioni, tutto questo sotto il segno della solidarietà. Ricordiamo che tutto quello che andremo a fare è ricavato, andrà per la ricerca, per l'AIRC. Dunque noi sabato 24 marzo ci crediamo, giusto? Basta. Luca consegna, ci crede, Simone anche, la consegna del premio. Ne approfitto per ringraziare all'Asso Salute per l'espletamento di tutte le pratiche sanitarie e sportive per il 2017, proprio in toto, a 360 gradi in generale. Quindi salutiamo Luca Galtieri, un in bocca al lupo anche, grazie, per Luca, questa nuova edizione. Ciao Luca, grazie, complimenti. Ciao, grazie. E ora andiamo avanti. Chiamiamo il presidente Alessandro Curti per Color Vibe Italia. Eccolo qua, un bel applauso. Elegantissimo. E consegna il premio la nostra Maurizia Cacciatori insieme a Marco Mordente. Eccoli qua. Doppia premiazione. Per Alessandro Curti. Foto di rito, sì, ovviamente in mezzo ai campioni. 3, 2, 1, ciao, grazie! Grazie mille. Avanti, e ora andiamo dritti all'isola. Ma è quella dei famosi? Più o meno. E allora chiamiamo Mattia Rovere, l'organizzatore. Eccolo qua, grazie mille. E quando si parla dell'isola, io lo stavo per dire ancora prima di vedere il nome, perché c'è l'isola del diavolo. Certo. Quindi premiazione Claudio Chiapucci. Ovviamente. Ciao Claudio, eccoti di qua di nuovo. Stretta di mano a Mattia Rovere e si va dritti all'isola. Tra poco invece andremo un po' nella storia, un po' nella contemporaneità e soprattutto andremo non solo ma anche un po' in punta di piedi. Sì, perché è il momento della fondatrice di Progetto Danza, Iris Gaburri, per il quarantennale del Progetto Danza. Un bel applauso. 40 anni, una grandissima esperienza, ma io vorrei chiedere subito alla signora Iris qual è stato l'ultimo spettacolo di successo, quello che magari porta più nel cuore. È stato Carmina Burana in collaborazione con il maestro e il coro di Andorra, diretto dal maestro Massimiliano Viapiano. È stato un successo perché ce l'hanno chiesto 9 volte. Ah, però! Sì. Complimenti, questo è l'applauso ovviamente per questa manifestazione, per questo momento e per i 40 anni. Lei è la mia collaboratrice e coreografa di Carmina. E vista l'importanza, vi facciamo premiare direttamente dal sindaco. Eccolo qua. Un premio di peso, è vero? Sì, signora? Sono 700 kg ogni premio. Certo. Volevo esprimere un pensiero, visto che questa è la festa dello sport, perché la danza dà una preparazione sportiva molto forte, che talvolta non viene, forse viene sottovalutata, tant'è vero che il nostro primo ballerino, che ha studiato 10 anni di danza con noi, ha deciso di correre agli ostacoli e si è classificato per gli italiani. Quindi la danza anche come sport, oltre che come forma d'arte, assolutamente. Un grazie mille, in bocca al lupo per le prossime edizioni del Progetto Danza. Grazie, arrivederci. Noi andiamo avanti con l'organizzatore dell'International Open Championship, lui è Guido Maero. Non è da solo, mi pare di capire. E quindi chiedo chi è la moglie, giustamente. Prego, buonasera, benvenuta. Buonasera, in questo caso avremo in premiazione Daniela Masseroni.
non lanciarlo. Complimenti. Facciamo una bella foto tutti insieme con marito e moglie e ovviamente con Daniela. E anche qua tenete forte forte il premio. 3, 2, 1, ciao! Andiamo avanti perché lo sport è ritmo, ragazzi, non esatto. Allora, per Asso Immagini Surf Casting, il trofeo amici per la pesca, abbiamo Gabriele Pistarà. No, sì ma no. Sostituisci Gabriele. Molto piacere, tu sei? Santina Negro, la presidente dell'associazione. Perfetto, va benissimo. Ti lascio mettere al centro e ti premia direttamente il nostro sindaco. Benvenuta, buonasera. Ti facciamo lavorare. Eccoci qua, le lascio. Puoi ricevere da lei il premio, è un onore. Ringrazio anche l'assessore Simone Rossi, lei sindaco è sempre stato molto attento anche alle nostre iniziative. Spero che ci supportiate ancora ulteriormente per un altro anno per la 12 ore di surcasting che ci avete veramente tanto sostenuto. Cercheremo di impegnarci sempre di più per far conoscere lo sport della pesca a tutta Lazio e anche oltre Lazio. E un bel applauso per la sostituzione. Grazie. Fatta all'ultimo, che migliora ancora la ricezione del premio. L'abbiamo già vista prima, le ultime foto. La richiamiamo sul palco. Grazie, e Magda, grazie Rosso ancora. Per il trofeo tennis Memorial Marina con Mara Sant'Angelo. E beh, allora, rimaniamo in posizione centrale, andiamo a prendere il premio. Arriva, eccolo qua. È che siamo troppo veloci qua, siamo troppo pimpanti, ci siamo fatti prendere un po' la mano. C'è la cacciatore che ci pressa. Sì, eccoci, la consegna quindi dalle mani di Mara a Magda Rosso per il trofeo Tennis Memorial Marina. Un premio che deve andare a Luca Villani, che ha voluto fortemente questo torneo in memoria della mamma. Un bel applauso. Allora. Grazie. Grazie mille. Abbandoniamo la racchetta, saliamo nuovamente in bicicletta per il GS Alpi, per Gran Fondo Bici su Strada, Matteo Mucci e di premiazione Claudio Cappucci. Vediamo se... eccolo che arriva, Matteo... È veloce anche senza bicicletta. No, lui, perché era fuori a legarla la bici, capito che non si sa mai... Eccolo! Eccoti qua, molto piacere. Abbiamo qua il nostro Claudio che ti premia direttamente. L'applauso, la foto... Momento dedicato alle due ruote prima di voltare nuovamente pagina, perché abbiamo un altro momento dedicato a dei cestisti con la palla canestro Alassio. Che è andato in quella di Biella, alla pallacanestro Biella, una realtà, intanto qua sono velocissimi, cioè mordente velocissimo, arriva proprio, prende, va, premia, bene,
stringere. Ah, è Maurizio che mette Pepe? Sì, è funziona capitana così. È Maurizio, quindi... va bene. Allora, è cosa è successo? Anche lì. È capitano anche allora, lì. In tutto questo è arrivato Marco Mordente, ha consegnato il premio per la società e anche per Tommaso Merello, nelle mani della mamma, la signora Luisa, un Tommaso che è arrivato alla Pallacanestro Biella, sicuramente una grande società, quindi immagino un grande orgoglio per voi. Un grandissimo orgoglio e speriamo che anche altri che sono qua in palco, che sono qua sotto il palco, possano poter ricalcare le sue orme. Complimenti quindi alla mamma, alla società, in bocca al lupo alla Pallacanestro Alassio. Ed grazie ora mille. Andiamo veloce perché abbiamo un'altra cosa, disciplina totalmente diversa, ma anche qua non si scherza, rapidità e velocità. Olimpia Roller Team. Sì. Roller Team, vediamo se arrivano quei pattini. Sì, giusto, giusto. Ragazzi, a voi e ovviamente a tutti voi. Andrei anche a chiamare l'allenatrice Laura Napoli. Ecco. Complimenti, perché se vediamo queste cose così belle, così eleganti, è anche grazie a lei. Complimenti. In premiazione, visto che si parla di velocità, rapidità, ma anche di eleganza, Mara Sant'Angelo per il premio ad Edoardo Parasi e Vittoria Baldo, nonché a seguire Deborah Novellino invece per la premiazione della società. Quindi il premio viene consegnato ad Edoardo, alla piccola, incredibile Vittoria. Vittoria, quanti anni hai? 9. Quasi 10. Quasi 10. Incredibile. Vedi la differenza, 9 quasi 10. Invece quando crescono poi è noi, 39 quasi 30. Cioè noi proprio non ce lo ricordiamo più. No. Un tempo ne ho fatti 18. Complimenti, esatto, a voi e a tutto l'Olimpia Roller Team. Complimenti, bravi ragazzi, brave ragazze. Ciao, bravissimi. Complimenti. E adesso entriamo in acqua con Jesco Nuoto. Via. Wishing the well, don't let
aspetto il piccolo Gabriele, che noi salutiamo con bellissimo applauso. Ciao ragazzi, bello vedervi. Tra l'altro so che oggi c'è Letizia. Letizia è qua? Sì. Dov'è Letizia? Che compie gli anni. Eh sì. Dov'è Letizia? Eccola, auguri Letizia, auguri da tutti noi. Auguri Letizia. Io non canto auguri, perché sennò scappiamo tutti, però tanti auguri da tutti noi. Quindi abbiamo il... No, però sai che le cose o si fanno bene o non si fanno? Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Letizia, tanti auguri a te. Oh, così va bene. Così si fa. Allora abbiamo Roberto Bozzo, l'amministratore unico, abbiamo Gabriele, abbiamo Letizia che ha compiuto gli anni quest'oggi, tutta la formazione meravigliosa, ma non siamo soli, siamo anche con... Con Davide, Sciocchetti allenatore. E poi andiamo a sentire tutte le voci. Guia, l'allenatrice. Allenatrice dei nostri ragazzi, dei quali ovviamente Gabriele in questo caso è un po' il nostro testimonial. In premiazione abbiamo Mike Maric. Eh beh... Complimenti, complimenti veramente, in questo caso mi permetto di fare veramente doppi complimenti ai ragazzi, ma anche a chi si prende cura quotidianamente di portare lo sport anche in queste case. Grandissimi. Bravi, bravi. Grosso applauso da parte di tutti, grazie mille. Certo. Ciao ragazzi! Noi volevamo solo ringraziare l'amministrazione e l'assessorato allo sport e alle politiche sociali che ci danno sempre una mano e ci stanno vicini. Grazie. Ci uniamo. Complimenti ancora! Grazie a tutti. Attento che è pesante, eh! È fatto di ghisa, una ghisa vetrata. Sembra vetro, ma non è. Bene! Allora, lasciamo che i ragazzi si spostino per un attimo perché dobbiamo liberare l'area per l'esibizione. Ragazzi, vi lascio accomodare da quella parte intanto. Ciao ragazzi, perché è il momento dell'eleganza, dell'energia, adrenalina, ma adrenalina perché se lo facessi io avrei una paura pazzesca. Arriva proprio da qua. Perché è tutto cuore e team. Loro sono il tutto cuore team. Tornano per noi. Con la U, con la U. Spero che abbiano messo la GoPro su un'altra ragazza. Poi chiediamo, Thank you.
Tutto cuore team! Ragazze, fatemi sentire la vocale preferita! Che belle, che brave le nostre campionesse, le nostre cheerleaders. Andiamo avanti a parlare dei campioni, lo facciamo con un gruppo bello movimentato. Parleremo con loro di molte discipline e loro sono i Move Up! Drive. Young money. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all tonight. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Move up. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. E mentre ci raggiungono tutti gli atleti, chiamo sul palco la presidentessa Elena Quaglia e Giulia Franchinelli, vincitrice di concorsi, prestigiose borse di studio. Vi faccio mettere qua al centro. Ciao, buona serata, ciao. Ma quanti sono? Un sacco. E facciamo premiare, ovviamente, la nostra Daniela Masseroni. In questo caso una duplice premiazione, sia la società, sia a Giulia Franchinelli, ma non lanciarlo, non lanciarlo. Lasciamo il momento della consegna, quindi consegniamo il premio e poi io vorrei andare a sentire un po' dalla presidentessa. Abbiamo parlato e abbiamo visto tante immagini molto diverse, tante le discipline, lo vediamo ancora, le abbiamo visto fino a pochi istanti fa, tante discipline, tante sfaccettature di un mondo meraviglioso. Sì, ai nostri 140 iscritti offriamo una proposta completa, che va dalla propedeutica, la danza classica, la danza contemporanea, l'hip hop, la break dance, e poi abbiamo i corsi di fitness che vanno dall'aerobica allo step, la tonificazione, e la ginnastica dolce per le signore, bella, e mi signori. Piace. Quella mi piace. E poi organizziamo workshop di formazione con Etoile, abbiamo fatto venire la ciaravola da Lazio. Voglio iscrivermi a danza dolce, se possibile. Volentieri. Mi vedi adatto? Assolutamente. Non ingrassa, vero? Anche no. Se è dolce. Allora, con Daniela, intanto ringraziamo la presidentessa, con Daniela andiamo ancora in premiazione per andare a consegnare questo premio che va a sancire un po' tutte le belle vittorie, bei traguardi raggiunti, borse di studio, ma anche i concorsi delle manichine di Giulia. Grazie e un applauso prolungato per tutta la Move Up. Complimenti ragazzi, complimenti. Arrivo per l'iscrizione, eh. Riesco anche a toccarmi i piedi. Ed ora andiamo a gonfie vele. Aspetta, perché c'è un picchetto in corso. Sì, più, però con questa scusa. Più danza da Lassio, giusto? Non mai capito l'assist. Ma c'era, scusa, l'ho perso. Ma volevo sapere cosa. Ma c'era scritto qualcosa? Ah no, solo brand. Scusami. Va bene, rifacciamo finta di niente. Dicevo, ora andiamo a gonfie vele. Ah! Una me ne dovevo uscire. Non ho capito. È il momento di gonfiarle le vele con il circolo nautico al mare. Anche perché il circolo nautico in montagna sta tutta la mare. E ovviamente Pirati dei Caraibi. We'll be right back.
Emiliano, mentre i ragazzi arrivano sbandierando le braccia. Prego, presidente. Va bene, spiegate. Prego, presidente, la posso mettere al centro. Buonasera, benvenuto. Ma giovanissimi, sono giovanissimi. Giovani, belli, bimbati. Quasi tutti. Presidente, ci siamo. Ci siamo quasi, abbiamo una bella stagione davanti. Come la vede? La vedo meravigliosa, bellissima la serata, bellissima l'idea di riunire tutti questi giovani e da questo palco mi viene subito istintivamente la voglia di dire, riconoscendo il talento a ognuno, che chi ce l'ha, chi non ce l'ha, non ce l'ha. S'allenerà un po' di più. Voglio lanciare così l'appello che tra di noi ci possa essere chi scriverà le pagine del futuro dello sport e il futuro ben venga che sia da Alassio. Grazie. Un applauso. Grazie. Noi ovviamente ci uniamo in bocca al lupo e con Mike Maric andiamo avanti alla premiazione nelle mani del presidente Ennio Pogliano per quanto riguarda il circolo nautico al mare. Grazie, bello, bello questo applauso. Complimenti ragazzi. Complimenti, complimenti presidente. Bocca al lupo. Grazie, grazie a lei, arrivederci e noi velocemente si risale in sella. Sì. Alassio Bike. A questa bellissima realtà, a questa bella società. Claudio è l'unico che non va a prendere il premio là, ma lo aspetta, avete notato che va a risparmio. Eccoci qua, direttamente dalle mani di Claudio Cappucci. Attendiamo i fotografi. Intanto si stanno confrontando su delle cose di bici, stiamo parlando di cambi, di scalate, di tasselli, 27 o 29 le gomme, quelle robe lì. Rapporti e non rapporti, grazie. Un bel ragazzi. Applauso e va a farsi la foto anche con i pedalatori. Complimenti presidente, complimenti. Grazie, grazie, arrivederci. E noi andiamo avanti con l'ultima società. In questo caso non abbiamo un video vero e proprio, ma è bello parlare di loro per un motivo che fra poco andremo meglio a conoscere. Aspettiamo qualche istante perché sarà una polisportiva tra l'altro scolastica. Avremo con noi una dirigente scolastica ed il direttore. Grazie ancora ragazzi, andiamo quindi ora a chiamare la polisportiva Ollandini. Un bel applauso. E abbiamo sul palco la dirigente scolastica Sabina Poggio e il direttore Dario Manghella, eccoli qua. Un bel applauso, è tardi, lo sappiamo, ma... Buonasera, benvenuta. Buona serata anche a voi. Buonasera a lei. Ed andiamo a chiamare premiazione Daniela Masseroni. Non lanciarlo,
non lanciarlo. Complimenti ancora, un bel applauso quindi per questa polisportiva scolastica, complimenti a voi e ovviamente a tutti i ragazzi. Prego. Allora, buonasera, io volevo partire, noi naturalmente come scuola e Polisportiva Orlandini collaboriamo con tutte, quasi tutte le società, ma vorrei ringraziare in particolare quelle che ci hanno prestato un impegno ulteriore durante le mattinate scolastiche per scaricare le energie dei ragazzini magari con problemi o comunque con problemi di ADHD, e quindi, come dire, sono venuti nella nostra scuola anche per questo scopo, in particolare il pugilato e gli arcieri 5 stelle e il volley. Grazie. Grazie. Grazie a voi in generale. Grazie per la sinergia anche alle associazioni che hanno collaborato. Grazie, grazie mille. Buonasera. Ed ora andiamo avanti. Con chi ce l'ha? Devo dire che tu hai il tuo fan club, però qua guarda che, cioè guarda, questi mi stanno già, questo il trittico delle delizie si qua, sono trasformati da campioni in tifosi, non so se abbiamo la curva. Poi prima di chiudere ci mettiamo noi lì, io vorrei il posto mio la cacciatori per 5 minuti, così diamo un cambio, no? Perché io secondo me voglio, c'ha la pille. Io il posto mio voglio Chiappucci che va a prendere un premio fino là. Va bene, andiamo avanti noi, ancora per un pochino, però se continuano ad essere così energetici lì, anche perché siamo agli sgoccioli, ragazzi. Dai, chiamiamo infatti la premiazione legata in questo caso a Gesco e all'ufficio sport del comune di Alasso che hanno premesso ciao che hanno permesso dopo questa cacciatori tocca a te, eh no perché ho sbagliato, va bene, che hanno permesso questo evento e ovviamente che hanno lavorato per tutto il 2017 per questi tanti eventi, per questa bellissima realtà, quindi chiamiamo gli addetti Gesco nonché Roberto Bozzolo e il personale dell'ufficio sport del comune di Alassio. Oh, ciao, venite pure da questa parte. Ciao, benvenuti. Buonasera, insomma benvenuti. Siamo a casa vostra. Ciao, però buonasera, benvenute. Buonasera. Ciao. Buonasera, buonasera. Ah, sono finite. Tutte donne. Tutte donne. Che meraviglia. Il premio è già nelle mani dell'assessore, poi ci sarà... Tanto anche... c'è una gara di collane in corso qua, perché... ragazzi, voi tre... Proprio... ma siamo eleganti qua, Ma che scollanazza. Il premio consegnato dall'assessore... E da questa parte il sindaco... Rossi, e poi dall'assessore, dal sindaco Canepa. Canepa. Veramente un ringraziamento, perché è bello parlare delle società, però se abbiamo potuto parlare di questi premi, di queste realtà sportive e di questa serata è anche e soprattutto grazie a loro, quindi ci uniamo veramente in questo ringraziamento. Ci uniamo come unite siete state durante tutta questa stagione e durante tutto questo anno. C'è da dire che siamo al termine di questo grande evento. Di già! Ma le sorprese non sono ancora finite, caro Omar. Ah, perché? Sì. Chiamiamo sul palco qualcun altro? Giusto? Diamo il tempo a il girl power del comune. Abbiamo il coordinatore ACES Europe per l'Italia, il nord-ovest Italia, Enrico Cimaschi, per la regione Liguria con il consigliere Angelo Vaccarezza, e ovviamente abbiamo anche il sindaco di Albenga, comune europeo del 2016, Riccardo Tomatis. Rieccoli. E soprattutto, ciao. Se senti, mi permetti, io è da prima che lo voglio dire, ce l'ho qua, per me è un orgoglio avere sul palco di fianco a me Harry Potter, e ti stimo da un sacco di tempo, e fammi una magia, è troppo. Potrei farle diventare la società europea del mondo, ecco, ecco. Città dello sport mondiale, mondiale. Quello città dello sarebbe, sport quello mondiale. Sarebbe la roba che vorrei fare. L'assessore ha fatto un gesto, come dire, va bene. Ce ne manca uno però, giusto? Eccolo qua. Sì, andiamo a salutare, infatti il prossimo comune europeo dello sport 2018 sarà il comune di quindi abbiamo il vice sindaco Paolo Rossi. Buonasera e benvenuto. Ci sarà quindi un passaggio, perché sai c'è il passaggio, c'è del testimone, di, no? Del testimone, no? Assolutamente, quindi il passaggio simbolico della bandiera dal comune di Alassio al comune di Andorra, quindi la consegna del gagliardetto che andrà a sancire un po' questo passaggio e questo momento che... i riflettori legati allo sport che si spostano da Alassio ovviamente ad Andorra, quindi il primo cittadino
stringe la mano al nostro vice sindaco. Questo ovviamente l'applauso e l'in bocca al lupo per quello che sarà il nuovo anno, legato a tante sicuramente momenti, a tanti momenti di grande sport. Il ringraziamento dal vice sindaco all'assessore, un ringraziamento a tutti voi presenti. Grazie mille e in bocca al lupo. Direi che potremmo salutare i nostri campioni. Sì. E allora facciamo quest'ultimo applauso con tutta l'energia che vi è rimasta per Moreno Torricelli, Mara Sant'Angelo, Carlo Molfetta, Maurizia Cacciatori, Mike Maric, Claudio Chiappucci, Deborah Novellino, Marco Mordente, Rachele San Giuliano, Daniela Masseroni, il sindaco, l'assessore. Prolungate questo applauso anche per la splendida Barbara Pedrotti, Omar Fantini e soprattutto per tutti voi, per tutta l'Assio. Grazie. Ciao a tutti e per chi grazie è rimasto, fermatevi allo stand di Teleton, mi raccomando. Grazie. Ciao a tutti.